si mettono subito in campo e a disposizione, si candidino se vogliono nei loro territori e siano il fermento, l'elemento che spinge la partecipazione. Altrimenti, guardate, abbiamo già tradito sin dalla fissazione della regola elettorale la promessa che abbiamo fatto agli italiani, ma vi dico di più, abbiamo tradito lo sforzo, il valore dello sforzo straordinario che ciascuno di noi ha fatto chiudendo l'esperienza politica, per molti di noi ultra decennale, per dare vita a un nuovo partito. La seconda questione, il segretario del Partito Democratico deve essere un segretario vero, non può essere un segretario del quotidiano, perché ha la necessità di rappresentare un'identità politica che non può soffrire alcuna mediazione. Ciascuno di noi riconosce il grande lavoro svolto da Romano Prodi, ciascuno di noi non solo riconosce ma appoggia la sua leadership di questo governo, ma non possiamo pensare che ci sia un segretario meramente organizzativo, il cosiddetto segretario del quotidiano, perché questo significherebbe chiamare alle urne, io mi auguro, milioni di persone esclusivamente per sanzionare una scelta di carattere veramente organizzativo.